Una vita, trame maggio, Rosina riceve una visita inaspettata, ecco chi è. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Cancelletto Una vita, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato la scoperta shock di Felipe. Gli ultimi spoiler ci svelano che Rosina e suo marito Liberto rimarranno senza parole dopo aver ricevuto una visita inaspettata. Ecco di chi si tratta. Anticipazioni Una vita, Pablo ottiene la grazia alle anticipazioni sulle nuove puntate di Una vita, trasmesse a maggio su Canale 5, svelano che Felipe intenderà chiedere l'indulto per Pablo, dopo averlo ottenuto per Cayetana Sotelo. Come abbiamo visto, il marito di Celia tenterà di scagionare il marito di Leonor dall'accusa infamante di aver ucciso sua madre Guadalupe, in realtà assassinata dalla perfida Ursula di Centa. Rosina sarà talmente entusiasta da invitare suo genero e la figlia a far ritorno ad Acacias 38, tramite un messaggio via stampa. A proposito, la Rubio pubblicherà sui giornali marocchini la notizia dell'indulto concesso a Pablo per favorire il suo ritorno a casa. Inoltre la vedova di Maximiliano si preoccuperà per il silenzio dei due giovani, tanto da chiedere aiuto a Liberto Seller. Infine il nipote di Donna Susanna si avvicinerà moltissimo alla vedova di Massimiliano Hidalgo, tanto da chiederla in moglie. Una vita, spoiler maggio, Rosina ritrova Pablo, dov'è Leonor? Rosina e Liberto si sposeranno a Santander con una cerimonia intima, tanto da far morire di vergogna Donna Susanna. Intanto il nipote della sarta scoprirà che una coppia di viaggiatori è stata ricoverata in ospedale. A questo punto Liberto proporrà alla moglie di partire alla volta del Marocco per sincerarsi sulle condizioni di salute della coppia straniera. Intanto Rosina sarà preda di un'agitazione profonda, tanto da avere un cattivo presagio nei confronti di Pablo e Leonor. Ma ecco arrivare il colpo di scena, Pablo tornerà ad Acacias 38 pochi minuti prima della partenza dei coniugi Seller per l'Africa. Blasco confesserà di non sapere che fine ha fatto sua moglie, tanto da aver pensato che fosse tornata a casa prima di lui. Come abbiamo visto, i due fuggitivi si erano separati prima di imbarcarsi per l'Africa per depistare le guardie civili sulle loro tracce. Infine Rosina accuserà Pablo di non essersi preso cura di Leonor, tanto che sarà data per morta, ma sarà davvero così? Per saperlo vi basterà continuare a seguire le anticipazioni su questa soap opera sul sito Blasting News.